banco di violino a qualche cosa di... le corde come sono fatte? Le corde sono di prime di cavallo. Ho capito, è una cosa originale perché le corde sono di budello, quella del... Buonasera a lei, buonasera anche a lei, come a tutti. Come state? L'estate come è andata? È andata bene, comunque la faccenda è questa, io le volevo chiedere. Sì. Questo folklore che Lazzaro adesso tende a svilupparsi, ho visto che ha uno strumento nuovo, suonato come, come il violino. La lira, la lira. Secondo la lei, lira. Come si chiama? La lira? Lira, lira. Se la chiamo una lira, ma non è la vera lira, secondo me. Certo. La vera lira era quella che suonava Nerone, diciamo così. La lira di Lazzaro. Ecco, quel signore di Gallo, Lazzaro ha una nuova lira. La lira di Lazzaro, uno strumento... Una moneta! Con i, uno strumento a corde di crini di cavallo. È vero che è crini di cavallo? È vero, è vero. Io proporrei, ai nostri governanti europei di sostituire l'euro con questa lira. Forse andremo meglio. Non lo so, questa dell'Azzaro, non lo so. Lei, lei che è un mostese, lei che è un mostese. Il marino di Monza. Io l'ho fatto sempre. Come noi siamo l'Azzaro superiore. Allora diciamo così, la riviera di Monza, San Giovanni e l'Azzaro. Sono Lazzaro, bisognava anche un chiede a Lazzaro. Beh, anche giù. Lei non sa che Lazzaro è nato prima di Motta, che Motta sta trasferita. Leon Copetra. Purtroppo per la mia... Questa è una rivalità che è pensata... No, l'abbiamo trasformata in collaborazione. Ma chi è mai in rivalità? Non è rivalità, questo mi fa piacere. Infatti ci trova qua. Questo mi fa piacere che la rivalità non esiste. Un amministratore di Motta e uno di Lazzaro insieme alla Proloco per stare vicino alle attività commerciali e ai nostri gruppi. Il nostro CPR, Centro Produzione e Riproduzione, è amico di tutti, vi conosce a tutti, anche su Facebook, anche quando dovete fare. Perciò noi vi seguiamo sempre, anche se non ci vedete, noi vi seguiamo. No, vi vediamo. Allora, da qualche giorno mi vedete ancora voi altri su quello che avete detto. E ricordate quello che avete detto per tutto il mondo. Bene. Tutto il mondo parla di Lazzaro. Ce lo auguriamo. No, senz'altro, proprio così. Lei è della Proloco? Il presidente della Proloco. Anche con lui siamo molto amici. Perché io gli metto ogni tanto qualche filmettino di Motta. Ma non vedo mai nessuno che mi dica, oh, bravo. Io la Proloco qualche volta glielo dico, ma se avete qualcosa da dire, venite nello studio e la dite, noi la pubblichiamo, anche su qualche canale televisivo. Non è che noi ce la teniamo a Motta, lo portiamo anche sui televisori nazionali, quelle cose che... Ma noi vedi, siamo riusciti in questa amministrazione a lavorare, a valorizzare le nostre piazze dei Brioni, perché siamo riusciti a creare una piazza a Cambaneri che era inesistente, naturalmente grazie all'amministrazione comunale, però il merito di iniziativa è stato della Proloco, perché non c'era mai stato... Grazie a tutti.
tutte, ma grazie anche a internet, che Mostra San Giovanni è diventato di dominio internazionale, anche perché Mostra San Giovanni, con quel piccolo cosa che ha inventato il minatore d'oro, che praticamente è un premio internazionale, in ogni angolo del mondo parla di Mostra, anche la Zara deve essere così, di cominciare un po' a pulire le spiagge, perché qualcuno reclama, se ne volga poi anche della Provo e anche l'amministrazione, qualcuno delle spiagge quest'anno è reclamato, cosa che io l'anno scorso, la nostra CPR, ha fatto un articolo che hai elogiato. Era a settembre che hanno già lo zaro che era pulita e tutto. Quest'anno invece purtroppo ci sono dei cattivi odori. Vedete un po' che la cosa diventa scandalosa. Abbiamo pulito tutte le strade del... Non lo metti in dubbio. Sto parlando del profumino che si sente ogni tanto qui in questi piani. Ma si sta lavorando, in effetti dovrebbe partire a giorni l'appalto per il nuovo depuratore. Perdendo il turismo perdiamo tutto. È l'unica risorsa. È l'unica risorsa che abbiamo qui. Abbiamo visto quanto metri di spiaggia, siamo in un posto. Sul lungomare siete stato? Sì, sono stato, ho visto tutto, no? L'estate non mi permette di. Io le devo fare complimenti, è presente in qualunque occasione, di qualunque genere e matrice, prologo, comune, chiesa, manifestazioni pubbliche. Complimenti. Vi ringrazio di questo complimento, vi saluto, vi auguro una buona sera. Altrettanto. E speriamo che in presto ci vediamo con altre novità. La bronzatura è a buon punto, professore. Prego? La bronzatura è a buon punto. La mia bronzatura ormai è, diciamo che è perenne, perché da 3 mesi che siamo in queste spiagge, queste meravigliose spiagge. Io lo Lazzaro quando veniva a fare il bagno 70 anni fa, non ieri, era diverso, molto diverso, l'acqua la prendevamo nel pozzo, non so se ti ricordate, io mi ricordo per bere un bicchiere d'acqua dovevo andare dal casellato, povero ho sete, aspetta che la prendiamo, scendeva con un secchio sotto e la tirava e riprendevamo. Grazie al 1953 quando Bagalari ha mandato l'acqua regia, allora da quel punto Lazzaro è fiorito di tutte le sue cose. C'è stato un progresso a Lazzaro, non è che invidiabile, perché Mostra deve stare attento, lo dico non nel senso, ma non lo dico che Lazzaro, e con delle risorse che ha, può fare molte cose, una cosa dipende dalla spiaggia e viva la spiaggia della Lazzaro. Bisogna anche dire un'altra cosa, le amministrazioni che si sono succedute hanno lasciato del buono e del tanto da fare. Tantissimo è stato fatto, ancora ce n'è ancora altrettanto, però come l'abbiamo trovata 4 anni fa, a quello che oggi... Senza dubbio sono d'accordo, ha avuto dei progressi. Non per prendersi un merito per chissà che cosa, ma perché la realtà, le persone che vengono lo dimostrano, che si stanno facendo dei miglioramenti sia con il depuratore, sia con i massi a mare, per recuperare la sabbia che si sta facendo, un po' tante sinergie, io non so di che è stata l'idea delle masse a mare, ma è stata una grande idea, perché se no Lazzaro restava senza fianco. Io ho avuto quell'idea e vorrei saperlo anche perché il presidente di Chiesa che l'ho fatto ha diritto di avere qualche bell'articolo, qualcosa, di esaltarlo. Guarda, la spiaggia mi ricordo che era 100 metri una volta, quando sono tornato dietro l'ho vista pochi metri, e grazie a quei massi, grazie a quell'ingegno che ho fatto quel lavoro lì, Lazzaro sta rigiorendo, e nello stesso tempo fiorisce anche Mostra. Ricordatevi, se Lazzaro non fiorisce, Mostra morta. Vedete, io vi dico questa cosa che parlo dall'esterno, se Lazzaro va avanti, va anche avanti Mostra, perché praticamente il comune di Mostra è questo. Siamo due realtà molto diverse, sia geograficamente che con interessi, però siamo nello stesso punto, stesso paese, siamo nella stessa barca. Senza dubbio in questi pochi anni Mostra ha fatto tante belle cose, però c'è sempre da fare qualcosa. E se felice a fare il mondo felice. Signore, buonasera a tutti. Quello di sballo di corteggiamento. Soltanto 2 minuti di rubo per mettervi anche a conoscenza, per noi è un grande onore rappresentare con questo ballo la nostra
terra, la nostra Lazzaro, il nostro comune, a un concorso nazionale che si terrà nel mese di novembre per i 150 anni della Indemnità d'Italia, per cui questo ballo, speriamo che con questo ballo di riuscire a I'm
Buonasera a tutti, mare, sole, spiagge attrezzate, tantissime iniziative, maestri dell'accoglienza, ottima cucina, famiglia di grande ospitalità, in due parole Nido Sogno, fiore d'archilo del nostro comune, splendida realtà che va sostenuta in ogni contesto e la nostra presenza, oltre che per dire le pietanze di questo splendido locale, è anche per onorare e per dare merito alla straordinaria attività che ormai da tantissimi anni la famiglia Franco porta avanti sul nostro territorio. Il nostro ruolo, che è quello degli amministratori, un ruolo politico-amministrativo, sapete, sempre a carattere temporaneo, è quello di custodire questo territorio e di applicarsi affinché attorno a realtà come questa del Nido Sogno ci siano servizi, infrastrutture, pulizia, decoro urbano, che adesso è comunque quello che maggiormente anche i turisti ci sottopongono alla nostra attenzione. È necessario lavorare insieme e portare avanti realtà anche come la vostra, che quest'anno, lo scorso anno, ha compiuto 40 anni di attività, quella del Centro Studi Folclorici di Città di Alzaro. Spettacolare la realtà del nostro territorio, che oltretutto, oltre a portare il nome della nostra Alzaro, del nostro comune in tutto il mondo, è riuscita con la capacità e la lungimiranza del gruppo dirigente di questo gruppo a fare un ricambio generazionale che garantirà, nei momenti in cui lei stessa e tutti, diciamo, i veterani del gruppo vorranno magari appendere le calandrelle al chiodo, garantiranno la sopravvivenza di questa famiglia, di questa storia e di questa cultura nostra, che noi dobbiamo, così come parlavo delle attività produttive, sostenere, come abbiamo fatto lo scorso anno. L'amministrazione è sensibile alle realtà locali, perché sono poi un tessuto che garantisce un'accoglienza ai nostri ospiti, che sicuramente sono ormai fidelizzati presso la struttura del Nido Sogno. Sento persone, sento parlare di persone che da 20 anni che vengono qui ospiti, quindi credo che comunque la realtà del Nido Sogno è una grande famiglia. Io ringrazio Paolo per l'ospitalità e per la cortesia che usa nei nostri confronti. Noi ce la mettiamo tutta a garantire un sostegno a queste attività produttive, cercando di non gravare con i tributi, anche se purtroppo a noi sono necessari per la sopravvivenza dell'ente, e anche per mantenere attorno alle loro attività un decoro urbano, così come qui vicino avete potuto notare la nostra area ludica, a breve completeremo anche il resto dell'area con attività sul parco. So che la famiglia Franco si sta attrezzando e sta cercando di completare il pacchetto d'offerta della loro struttura. Indubbiamente io credo che sia un paese che stia crescendo, io lo vedo vivo, anche grazie a voi, e so che nei giorni prossimi sarete anche ospiti di altre zone del nostro territorio, per esempio il mare Materriti, il giorno 3, quindi per dire le zone locali, poi credo che quest'estate avete già girato tutta la Calabria. Io mi auguro che fra i tanti ospiti ci sia qualcuno che magari ci voglia fare anche qualche segnalazione, qualche rimprovero. Ricordo lo scorso anno mi sono trovato sullo stesso palco, diciamo, che erano così, e parlavamo, accennavamo di un discorso legato al comparto depurativo. È comunque un anello debole della nostra Calabria. Se poi leggete questi giornali capite bene che la depurazione, i depuratori vanno rimodernati. Noi abbiamo messo mano, lo scorso anno
gli avevo promesso che quest'anno già sarebbe stato costruito. Io naturalmente dico non è stato costruito, però è stato appaltato, quindi un passo avanti e un passo avanti l'abbiamo fatto, e ci auguriamo che il prossimo anno non ci troveremo più con qualche piccolo, diciamo, disagio legato a male d'ori o il resto. Per quanto invece riguarda le nostre acque, l'ARPACAL, che è l'ente competente in merito all'analisi delle acque marine, ci ha quest'anno mandato gli ultimi risultati, dove comunque i diversi prelievi ci hanno dato un'acqua eccellente rispetto al resto della Calabria. Ecco, direi che comunque complessivamente è un'area, quella di Lazzaro, della comprensione di Motta San Giovanni. Mi auguro che abbiate potuto girare anche il resto del nostro territorio, le frazioni. No, ecco, non, sì, perché il rischio è che quando si trova una struttura accogliente come questa, mangiano bene, dormono bene, hanno il giardino, si raccolgono i pomodori e le zucche qua vicino, alla fine non si spostano. E invece ebbene, per il prossimo anno ci possiamo anche organizzare meglio insieme a Paolo per organizzare delle uscite fuori porta e delle escursioni al Castello Sant'Aniceto e nelle altre frazioni. Non vi rubo altro tempo, mi fanno cenno di chiudere, per me è un piacere, non è ancora un grandissimo ricordo. A voi buona continuazione di attività, a noi auguro un in bocca al lupo per le prossime elezioni comunali di giugno prossimo, ci auguriamo di ritrovarci qua, e per il resto sono qua insieme al mio collega Francesco Pinerelli, che si occupa di diversi aspetti del suo territorio, ha curato anche le feste patronali, sia a Motta che in Porto Patatrici, eccetera, e di nuovo auguro una buona conclusione. Noi abbiamo preparato insieme alla prologo, che poi mi auguro che il Presidente voglia dire qualcosa, noi a lui abbiamo sempre da dire qualcosa, perché è un grande, è un insostituibile, si impegna in ogni cosa, lo chiamo il Presidente Operario, perché veramente ci sostituisce in tante occasioni. Lui ci ha poco da dire perché agisce e parla con i fatti, e lo voglio ringraziare pubblicamente per quello che noi. E per il resto dicevo la parola, vi ringrazio per aver voluto il nostro intervento, porto i saluti del sindaco, l'ingegnere Paolo Lacanato, purtroppo per problemi di famiglia non può essere qua stasera, però con l'anima, diciamo, c'è sempre stato e continua ad esserci. Grazie e buona serata. Avessi accolto la proposta del nostro assessore.